Ci siamo, amici del Real Casarea, Ask Casarea, quarta puntata. E qui con me c'è un mister decennale del Real Casarea, potrei definirlo così, mister Furino, Antonio Furino. Mister, buonasera. Buonasera a tutti, forza Real Casarea. Vedi, esordisce sempre così, con un forza Real Casarea. È timidissimo, ve lo dico subito. Questa puntata è registrata per i vari impegni, naturalmente, però mi raccomando, commentate in tantissimi e soprattutto leggeremo domani, nei prossimi giorni, i commenti al mister Furino. Allenatore del Real Casarea, allenatore di mini giovanissimi, classe 2006. Mister, partiamo subito con la prima domanda. Quanto è difficile allenare dei ragazzi così piccoli che si affacciano al mondo agonistico e con il sogno alla fine di diventare calciatore? Buonasera di nuovo a tutti. Credo che questa sia una delle categorie più difficili da allenare, perché in questa fascia d'età i ragazzi dentro di loro si sentono grandi, ma in fin dei conti sono ancora dei bambini, e quindi è molto difficile la gestione. Però lavoriamo e proviamo ad aiutarli sia in campo che fuori. Mister, mi può anche rispondere di più. Prima delle interviste era lì parlando un po' con i ragazzi. Io sono un po' curioso di quello degli argomenti che si affrontano, perché io vedo sempre che c'è sempre molta affinità tra il tecnico e i ragazzi. Ed è una cosa bellissima quando ti vedo che stai qui sulla struttura e vengono ragazzi che ormai giocano nelle società professionistiche, ti abbracciano, c'è il saluto. Cos'ha questo Furino? Ma niente di studiato, è tutto naturale. Con i ragazzi bisogna essere veri, bisogna essere veritieri, bisogna essere disponibili non solo al calcio, ma anche nei piccoli problemi della vita quotidiana che hanno a questa età. Quindi cerchiamo di aiutarli a 360 gradi e non solo sotto l'aspetto calcistico. E voglio farti l'ultima sul tuo rapporto con i ragazzi, perché è l'argomento che mi colpisce di più. Stando qui in segreteria vedi alcune foto di alcuni ragazzi che hanno esordito in primavera, che stanno in società professionistiche, e alcuni dei quali li allenati. Quanto è bello questa soddisfazione vedere dei ragazzi con una maglia di una società professionistica, e soprattutto che li hai cresciuti tu, tra virgolette. Ma questa è una bellissima soddisfazione, non tanto per Mister Furino, ma per tutta la realtà del Real Casarea, perché ci permette a noi istruttori di lavorare in un ambiente sano, di avere a disposizione tutte le attrezzature che servono per lavorare. Non c'è pressione di risultato, quindi c'è solo la formazione del giovane calciatore, quindi è molto più semplice per noi lavorare in una società così organizzata. Mister, hai rotto il ghiaccio benissimo, quindi sei preparatissimo. Parliamo della società. Una società che io tengo a cuore, anche perché ho giocato qui e noi ci conosciamo qui da 10 anni, quindi ero un bambino, adesso siamo qui parlando in un'intervista, le cose belle della vita. È una società che guarda al di là del campo, perché io ho tantissimi confronti con Luigi Maione, mi credi che non parliamo mai di risultato, mai. Questa è la fortuna degli istruttori, non c'è assolutamente pressione dei risultati. Quando c'è una chiacchierata col direttore, col presidente, chiediamo come hanno fatto i ragazzi per vedere dove si può migliorare la situazione, ma mai come è finita la partita, chi ha segnato. Queste sono cose che tra virgolette poco ci interessano anche nelle attività agonistiche. Non è che ci piace perdere, assolutamente no, però non è la nostra priorità. Ed è un messaggio fantastico, perché parliamo sempre di una scuola calcio. Volevo soffermarmi anche sulla posizione dei due presidenti, Tanuccio e Maione, che hanno investito tanto su questo territorio. Quanto è importante la loro presenza qui? Quanto sono stati importanti anche loro per la tua formazione? Ma assolutamente sono fondamentali. Specie parlo di me, della mia crescita, mi sono stati vicino dal primo giorno che ho varcato questo cancello. Ormai tra qualche anno saranno 10 anni e veramente fare una festa, scusami se ti interrompo. Le cose belle si festeggiano, e questi 10 anni sono veramente qualcosa di spettacolare. Ho iniziato facendo tutta la gavetta, tutta la trafila delle categorie qui a Casarea.
ho avuto la fortuna di avere, come hai detto tu, il presidente Tanucci e il presidente Maione, mi permetto di aggiungere anche Raffaele Maione, certo, il grande direttore, perché veramente mi hanno cresciuto passo dopo passo, mi hanno aiutato tantissimo e da questo punto di vista li ringrazierò per tutta la vita, indipendentemente da quello che sarà il calcio. Proprio a livello umano sono legatissimo a loro per come mi hanno trattato e come mi trattano. Alcune volte con i dirigenti storici nostri tipo Mimmo Rea, Pasquale Russo, vengo sempre coccolato un pochino. Mi definiscono un pochino il figlio del Casarea perché, ti ripeto, sono cresciuto qua e sono felicissimo di questo. Anche perché il Real Casarea è una famiglia. Tu hai vissuto 10 anni qui, hai vissuto soprattutto la crescita esponenziale di questa società. Ti faccio questa domanda. Da qualche anno a questa parte c'è la figura del direttore tecnico, che è Gaetano De Rosa, un ex calciatore di Serie A, calciato anche di Serie B, comunque ha avuto esperienze forti, è stato capitano del Genoa, capitano del Bari. Quanto è importante una figura del direttore tecnico in una scuola calcio? Io credo che sia fondamentale. In questi anni abbiamo avuto la fortuna di avere direttori tecnici di primissimo livello. Nel mio percorso qui ho avuto la fortuna di conoscere Vito Tammaro, persona eccezionale da campo, specie nei settori giovanili. Abbiamo avuto Ciccio Troise, allenatore adesso con Cannavaro, persona squisitissima in campo e fuori. Adesso da 3 anni quasi siamo con Gaetano De Rosa. Gaetano De Rosa penso che non ha bisogno di presentazioni, tantissime presenze in Serie A, per noi istruttori è fondamentale sotto tutti gli aspetti e poi personalmente gli vado a rubare sempre qualche piccolo segreto, visto che lui è stato un grandissimo difensore, su quello che possiamo fare con i ragazzi sempre per migliorarli sotto tutti i punti di vista. Quindi mi sento veramente fortunato di aver incontrato queste persone che giorno dopo giorno veramente arricchiscono il nostro bagaglio. ASC Casarea è nato per portare il mondo del Real Casarea sui vostri cellulari, io dico sempre così, alla fine è per portare il Casarea nelle vostre case, lo ripeto, scriveteci in tanti commenti, leggeremo tutti, soprattutto quando saremo a casa e ci godremo questa puntata, la quarta puntata di ASC Casarea. Volevo dire, quello che mi colpisce su questa struttura è che i genitori, perché voglio spostare anche l'attenzione su di loro che sono una parte fondamentale di questo progetto Real Casarea, vengono qui anche quando il figlio non si deve allenare, solo per il semplice piacere di passare qualche ora insieme a noi, insieme sulla nostra struttura. Quindi è davvero una famiglia compresa di tecnici, dirigenti, presidenti, soprattutto anche i genitori. Ma assolutissimamente sì, c'è un senso di appartenenza veramente altissimo. Ti ripeto, non è solo l'aspetto calcistico, ma è tutto l'ambiente che ti dà positività. Si sta bene, giusto scambiare 2 chiacchiere qui, i bambini sono felici, senza trascurare comunque l'aspetto calcistico che curiamo tanto, ma è proprio l'ambiente che è sano. Purtroppo, per fortuna, viviamo in una regione molto difficile, e quindi queste oasi, tra virgolette, felici è giusto che vengano sempre più a crescere per aiutare tutti i giovani della nostra regione. Mister, il Casarea non si ferma qui a Casalnuovo, ci sono fatte tante affiliazioni, ci sono nuovi punti Casarea come a San Giuseppe Vesuviano, anche a Caserta, è un progetto che ha una crescita esponenziale, soprattutto dei margini di miglioramento fantastici. Questa è un'altra iniziativa spettacolare, riuscire a portare in altri contesti della provincia, della regione, la metodologia del Casarea, credo che vale più di qualsiasi titolo regionale o di qualsiasi finale scudetto. Portare la metodologia di lavoro è quello che ti lusinga di più, perché ti fa capire che stai sulla strada giusta per i giovani. Ci sono tanti argomenti, mister, sono quasi passati 10 minuti, ok? Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Allora, ultimo, parlando di risultati, perché ne dobbiamo parlare, un mister Furino qui, altrimenti qui succede un casino. Ne voglio ricordare uno dei tanti, ero appena diventato addetto stampa del Real Casarea, con il 2003 vinci il campionato regionale per fare la fase nazionale, penso sia stata una delle esperienze più belle.
più bella in assoluto, perché è stata la prima per la nostra società. E fatta da me, che sono cresciuto qui, il valore secondo me è doppio, sia a livello di emozioni che di coinvolgimento da parte di tutta la struttura. Io ricordo che i bambini più piccoli tutti venivano ad assistere alla partita, venivano ad assistere agli allenamenti. La famosa diretta, sono uscito pazzo. Sì, allora, io insegno giornalismo al progetto college, ma tu non sai quanti ragazzi sono visti quella diretta? Sì, tutti. È stata bellissima, è stata la vittoria di un intero movimento giallo-blu. Furino si è trovato lì in panchina, ma è l'ultimo tassello di questa catena meravigliosa che fa parte dei genitori, delle squadre, dal magazziniere, è tutta una catena. Io sono solo fortunato che mi trovo io su questa panchina, ma ti ripeto, sono l'ultimo anello di questa catena che funziona benissimo. Che bello, bei ricordi, quelle dirette, vedere qui i ragazzi in campo. Lorenzo Guerra, il mago, me ne viene uno dei tanti, naturalmente. Salutiamo tutti. Passiamo al secondo argomento del nostro Ask Casaria. Volevo parlare con te perché il Casaria è il centro tecnico Milan. Innanzitutto, quanto è importante avere un confronto con una società professionistica che cura nei minimi dettagli il settore giovanile? Ma per noi istruttori è stata una mano dal cielo. Ci permette in modo continuo di avere questi rapporti con tecnici del Milan. Abbiamo avuto la fortuna di andare a Bismarck a assistere agli allenamenti. Loro vengono qui e lavoriamo insieme. Veramente importantissimo, perché ci aiutano con lo scopo comune, che è quello là di migliorare ogni singolo ragazzino che fa parte del Real Casaria. Quindi per noi è stato bellissimo. Mister, sei talmente bravo che mi anticipi gli argomenti, perché volevo parlare con te proprio degli incontri al Bismarck Center con il Milan. Qual è stata innanzitutto la prima impressione che hai avuto? E possiamo dire che Real Casaria, tra virgolette, vuole imitare sempre, tra virgolette, quel modello, avendo già dentro di sé un modello Casaria che è invidiato in tutta Italia, infatti è stato premiato dalla UEFA come migliore scuola calcio d'Italia. Però qual è stata la tua impressione? Ma come esperienza è stata bellissima, oltre da un punto di vista formativo anche emozionante, perché ti trovi lì quella maglia rossonera, che è una delle società più importanti d'Europa, e vedi il loro lavoro, in che modo lavorano, come lavorano. Questo ti aiuta tanto, però non ti allontana dal tuo modo di lavorare, dal modo di lavorare di Casaria. Quindi andiamo ad arricchire questo contenitore, che secondo me è già un punto, anche se c'è ancora tanto da lavorare, però siamo fiduciosi. Il confronto io credo che sia crescita, e quindi è giusto che ci sia. Mister, c'è questa scritta alle nostre spalle, premio UEFA. Real Casaria viene premiato tra le tre migliori scuole calcio d'Europa e la migliore d'Italia. Certo, tu sei il tecnico, sei uno dei tanti tecnici del Real Casaria, come ti sei sentito? Certo, allenare una scuola calcio che è stata premiata dalla UEFA è un grande orgoglio. Orgogliosissimo, però questo ti riveste anche di tante responsabilità. Essere premiati come migliore società italiana è motivo di fascino, e non so quante volte nella vita possa capitare una cosa del genere. Quindi noi, dopo aver preso questo premio, dico noi perché noi istruttori siamo tutti tra virgolette amici, quindi non c'è una sorta di competizione, ma siamo orgogliosi e felici dei risultati di ogni singolo istruttore che sta qui, e ci aiutiamo una parte con l'altra. Quindi abbiamo adesso la responsabilità di fare in modo di comportarci in un certo modo e portare avanti questa teoria della scuola calcio migliore d'Italia. Passiamo a un altro argomento, lo affrontiamo sempre all'Ask Casaria, che è il progetto college. Io lo tengo a cuore facendo il tutor di giornalismo lì, è un progetto davvero interessante. Cosa si intende per progetto college? Studiare il calcio anche tra i banchi di scuola per dare il piano B ai nostri ragazzi. Tu penso ne visiti tanti ragazzi che il sogno è finito, però puoi vederli tra i banchi di scuola che studiano calcio e possono fare tantissimi ruoli, che tu sia allenatore o sono giornalista, poi si può anche lavorare come direttore sportivo, come agente. Davvero il mondo del calcio è una delle industrie più importanti in Italia. Il Casaria vuole offrire questo prodotto
quanto è importante per un ragazzo giocare a calcio il pomeriggio e la mattina studiare calcio. Ma credo che sia una cosa bellissima che forse noi da piccoli sognavamo. Infatti col presidente Maione alcune volte gli lancio qualche battuta, dico mi dispiace non averti conosciuto da adolescente, perché sicuramente avrei fatto parte di questo progetto college che è veramente interessantissimo. Molti ragazzi miei giocano con me, vanno a scuola a college, sono strafelici, sono contentissimi. Guarda, e ti dico una cosa in più, li vedo molto più felici. Li vedo felici perché sono coinvolti, sono spensierati, studiano quello che gli piace, hanno la disciplina giusta, quindi credo che sia una delle iniziative più belle che abbiamo mai visto per i ragazzi campani. È una cosa davvero speciale perché vedi che la mattina arrivano a scuola con lo zaino, soprattutto studiano con un tablet ed è fondamentale perché io, ad esempio, mia sorella che va a scuola e sembra che porta i libri per tutta la scuola. Invece loro studiano col tablet perché ormai è il futuro, una scuola 3.0 e mister Antonio Furino quanto avrebbe voluto stare al loro posto? Lo sogno, ancora la notte sogno di ritornare adolescente per andare al college, perché veramente può aiutarti nella vita, può darti un'istruzione importante e poi farti lavorare in un ambiente dove è uno dei settori dove c'è più sbocco a livello lavorativo. Quindi tra qualche anno ci saranno i primi diplomati del college, sembra un'iniziativa che è partita poco fa, ma siamo quasi 5 anni, è veramente una cosa di eccezionale. Sì, l'ultima classe è il quarto anno, e li vedremo anche più spesso qui, faranno anche lezioni di giornalismo, cioè quindi toccheranno davvero con mano. Non è una sorta di propaganda questa, perché veramente non c'è bisogno di fare propaganda, è solo fare informazione questo, cioè rendervi conto di cosa il Casarea davvero vi offre. E lo ripeto, io con Gigi Maione ci sentiamo quasi tutti i giorni, potete anche vedere dei messaggi, davvero non parliamo mai di calcio giocato e di risultati, parliamo di progetti che si devono fare, di interazioni con i ragazzi, di valorizzare il ragazzo anche all'esterno del campo. E siamo quasi in chiusura, il mister qua scivola ormai, potrebbe stare per ore e ore a parlare, quindi ormai hai preso la mano e mi fa molto piacere. Parliamo, come sempre in chiusura, parliamo di un argomento d'attualità, l'abbiamo affrontato anche con i ragazzi del college, il saluto militare della nazionale turca alla fine della partita con la Francia, perché sapete che c'è un attacco militare turco ai siriani, alla Siria. Quindi, mister, in questi casi bisogna affrontare anche l'argomento con i ragazzi. Perché sì, assolutamente sì, oltre perché i ragazzi seguono il calcio a 360 gradi dai social, quindi le notizie arrivano in modo immediato. Vedere quell'esultanza di giocatori professionisti con questa visibilità può creare realmente dei momenti, tra virgolette, di panico nei confronti di giovani ragazzini che si affacciano a questa attività. Quindi io da questo punto di vista mi permetto, è un mio pensiero, di condannare quel gesto per il semplice fatto che loro hanno gli occhi addosso di milioni e milioni di persone, ma soprattutto di bambini sfortunati che stanno attraversando un brutto periodo come quello della guerra. Assolutamente, soprattutto calcio e politica dovrebbero avere due rami differenti. L'abbiamo affrontato anche con i ragazzi del college e soprattutto ho notato questo, e ringrazio anche gli allenatori del Casarea. Gli allenatori del Casarea parlano anche di questo, lo sai, mio padre non è qui, quando parla in generale tutti gli argomenti di attualità, come anche tu, ma anche tantissimi altri allenatori del Casarea, e assisto in primis perché sto sempre in campo con loro. Si parla davvero di tutto, al compito che è andato male, all'argomento di attualità come questo che purtroppo ci tocca, soprattutto ne dobbiamo parlare per sensibilizzare il mondo Casarea. Mister, siamo arrivati alla fine di questa puntata e tu davvero, tu posso dirlo perché lo devo dire, sì, tu hai detto tagliamo, ho paura, tu mister tranquillo, ce la fai, è una chiacchierata con il mondo Casarea, hai visto, è andato tutto bene. Grazie Simone, tu che sei bravissimo, mi hai messo a mio agio.
perché non sono abituato a parlare di fronte a una telecamera, quindi... Però mi prometto che lo farei più spesso. Assolutamente sì, adesso mi sono sbloccato, una settimana sì, una settimana no. Perfetto, allora mister ti ringrazio e ti auguro una buona serata. Grazie mille e buonasera a tutti. Noi ci rivediamo venerdì prossimo, sempre alle ore 20, cercheremo di stare in diretta, ma comunque vi offriamo questo servizio, portiamo il Real Casarea nelle vostre case. Mister, devi chiudere con forza Real Casarea. D'obbligo, forza Casarea, sempre. Ciao ragazzi!